Buongiorno, benvenuto in un nuovo vlog. Sono arrivata al lavoro, sono ferma, come si può vedere. C'è una cappa di umido e un tempo infame, ma abbiamo deciso che ci dobbiamo lamentare poco. È martedì, ragazze. Ieri non ho cominciato il vlog perché sono Va bene. Avevo fatto una piccola clip settimana scorsa, ma poi non è continuata. Insomma, comincio adesso il vlog. Oggi è martedì, al momento non è ancora andato online nulla. Se tutto va bene, chi lo sa, dovrei riuscire a girare una beauty recensione che vi manderò online direttamente. È il 27 di luglio, capite bene che insomma, cominciamo a essere un po' proprio così, però sto tenendo botta e niente questo. Oggi doppia mascherina addirittura, insomma, ero un po' indecisa su cosa stesse meglio con il mio outfit. Va bene, buttiamola a sorridere che è meglio. Allora, vado a mettermi, ragazze. Stanno arrivando le mie due solite amiche che passano. Vado a mettermi il lip gloss di Nala. Ok. E sta piacendo molto, ragazze. E sta piacendo molto. Mi sono spostata così non vedevano che giravo la clip. Questo lip gloss, ragazze, mi sta piacendo molto, lo metto tantissimo ed è il Nabla Shine Theory Lip Gloss che ho trovato nella Nabla VIP Box Selection, insomma, il mio autoregalo di compleanno di cui trovate il video sul canale. Questo. Il make-up, ragazze, è simile a quello che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog che è andato online, dove vi ho fatto vedere anche l'outfit del battesimo di mio nipote. Però non è fatto con la Roxy per Makeup Revolution. Ho semplicemente utilizzato i prodotti di smaltimento, l'illuminante di Kiko, il blush. Sì, il blush va bene. Il bronzer di MAC, che lì c'è scritto Cipria colorata, ma io lo sto ultimando, sì, è in super smaltimento, come Cipria. Come ce la possiamo fare bronzer? E a lato ho sfumato una terra di Collistar che dopo che avrò finito quello di MAC, scusate, apro perché sto sberellando di caldo, la macchina è spenta. Dicevo che quando avrò finito quello di MAC, vorrò mettere in smaltimento quello di Collistar scuro, perché poi ho anche la versione brillantina, insomma, vorrò smaltire alcune cose, soprattutto i singoli pot. Lo scorso weekend, se mi seguite su Instagram, avete visto che siamo stati a Verona. Siamo stati a Verona con Elisa e Angelo, che se stanno guardando questo video li saluto. Io e Eli ci siamo scambiati i regalini che ci scambiamo una volta l'anno. Io mi auguro sempre presto, prestissimo, che riusciremo a vederci più spesso, ma quando ci vediamo è sempre un piacere. Lei mi ha regalato una combo di shampoo e balsamo bio austriaca, perché lei abita in Austria. Poi una marmellata buonissima austriaca con il 70% di frutta, decisamente molto sana. L'ho cominciata stamattina molto buona. Poi mi ha regalato una tisana però calda che l'assaggerò più avanti per ovvi motivi di caldo. Però molto molto carina. Adesso comincerò, quando comincerò, sto decidendo perché siccome ho un po' di shampoo e balsami aperti, prima di aprire anche il suo volevo ultimare alcune cose. Anche se questa settimana ne ho finito uno che ho preso sul sito Makeup, di cui parleremo nei finiti beauty che vedrete secondo me dopo questo vlog. Questo io a lei ho regalato. Allora, la mini size di Glam Glow, sì, il cleanser detox al carbone purificante, la maschera, che chi mi segue dagli albori sa perfettamente di quello di cui parlo, è un'ottima maschera, magari presto tardi me la riprenderò. Le ho regalato questo kit di Glam Glow che trovate da Sephora. Poi le ho regalato la terra di Collistar Bronzer che a me aveva regalato mia cugina con il pennellino. È stata contenta perché mi aveva detto che l'aveva finito, quindi sono molto contenta e spero che le piaccia. Poi le ho regalato un siero che spero le piacerà pure. Poi le ho regalato un paio di mascherine, tra cui una maschera labbra e anche una maschera piedi. Eli, attendo responso se guardi questo video, ma lo sai, poi vabbè, ci sentiamo. È sempre veramente un piacere. Verona mi è piaciuta molto, devo dire. Se mi seguite su Instagram avete visto che ho messo anche la casa di Giulietta. Devo dire che
sono riuscita per un po', per un attimo, veramente a staccare la testa, rinfrancarmi un attimo, Verona, e ho percepito un rispetto, non lo so, girare per la strada ho percepito rispetto, rispetto soprattutto di quello che è stato questa piazza molto caratteristica con questo mercato che ricorda veramente il mercato di un tempo, bella, mi è piaciuta proprio. Devo dire che sono rimasta colpita, poi siamo tornati a Sirmione domenica, che ci eravamo già stati parecchio tempo fa. Molto molto caldo, ragazze, ho patito un gran caldo, infatti la sera poi quando siamo arrivati a casa sono andata direttamente in doccia vestita praticamente. Bella anche Sirmione, un po' troppo caldo, ma bella, non abbiamo fatto bagni, cose, però abbiamo fatto una bella passeggiata, ho mangiato una buonissima insalata nizzarda sul lago. Bella, 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 bella. Allora, sono le 9, entro a lavoro, che ce n'è? Ragazze, buonasera. È mercoledì, ho finito di lavorare, ho parcheggiato un po' più avanti perché non c'avevo voglia di farmela a piedi e adesso devo andare un attimo in banca qui vicino all'ufficio. Poi in teoria dovrei andare a fare shopping in farmacia, che bellezza. Poi devo andare a fare la spesa. Sì, perché per quanto d'estate, spesine volanti, un po' qui, un po' lì, un po' là, di qualcosa bisogna pur vivere. Purtroppo non si può vivere d'aria, va bene la dieta, va bene tutto, ma quando il frigo praticamente è pressoché piange, mi guardo il mio trucco che ci piace, anche se ho la faccia un po' sconvolta, ma il trucco ci piace. Devo fare anche lo shampoo, perché qui si suda come non so. Quindi questo, sono passata per un saluto, stamattina non sono riuscita a salutarvi perché ho avuto varie vicissitudini prima delle 9 meno un quarto, quindi potete immaginare, sono arrivata a lavoro e sono entrata e niente questo. Non ho altre grosse novità se non che ho il mio bellissimo abito fiorato che oramai dovreste conoscere, che l'avevo lavato e l'ho rimesso. Cioè, perché faccio girare quelli che mi piacciono ovviamente di più. In realtà potrei essere un po' più brava a variare gli outfit, ma molto spesso c'è talmente una cappa di umido, a prescindere dal sole, ragazze, perché l'umido è assurdo, che quindi sostanzialmente sono magari a volte un po' monotona. Sto lavorando un po' di testa da un punto di vista di outfit, però ragazze, il clima non mi aiuta, confido. Più avanti vediamo e basta. Ho fatto la brava nel senso che stavo per fare in pausa pranzo le gioie della pausa pranzo. In realtà avevo curiosato le vendite segrete di Niche Beauty Lab e avevo un ordinino, tra virgolette, ordinino di 20 euro con qualche prodottino. Tra cui due, diciamo che tra virgolette l'idea mi è partita. Dico mi è perché magari stasera faccio stasera, cioè è sera. Visto che questo orario tipo uscire dall'ufficio che c'è il sole, praticamente dopo cena, magari nel momento di relax, potrei anche fare l'ordine. Però mi sono un po' trattenuta perché alla fine l'ordine partirebbe per due protezioni solari della linea che mi sta piacendo. Perché se mi seguite da un po', comunque sapete che ho fatto già due ordini da Niche Beauty Lab. I prodotti che sto utilizzando al momento mi piacciono tutti, arriveranno altri aggiornamenti. Insomma, due protezioni solari da 200 ml di Pharmaskin a 2,95 € l'una mi avevano attirato, anche se sono versione spray che di per sé si può utilizzare sia per viso che per corpo e ne ho avuta la riprova con quello di La Roche-Posay che avevo già finito e vi rimando tra l'altro al video SOS protezione solare che ne parliamo. Però poi mi sono trattenuta perché alla fine ci ho inserito dentro due contorni occhi di un tipo, un altro contorno occhi, un siero all'acido mandelico che ho letto nel dettaglio, non ho ancora provato nulla perché io mi sono approcciata sostanzialmente al retinolo. Poi che cosa che ci ho messo dentro? Ah, una crema all'acido salicilico che prenderei per mio padre, perché sta utilizzando un altro prodotto per un piccolo sfoghettino che si cura con l'acido salicilico. Lui soffre di queste cose invece che 15 euro, 2,95 euro. Quindi ero un po' tentata, ma poi finita la pausa pranzo mi sono rimessa a fare le cose di lavoro, eccetera, e ho lasciato un po' perdere, ci sto riflettendo. Sono stata brava nel senso che comunque ho fatto un po' più di riflessione, anche perché comunque di cose da utilizzare adesso ne ho, nel senso non è che mi mancano, avete visto gli ultimi aggiornamenti del mese scorso, eccetera. Però
Però, insomma, le vendite segrete diciamo che sono convenienti perché tenete in considerazione che sono tutti prodotti che tendenzialmente superano quasi sempre i 10 euro. Vediamo se faccio questo ordine, poi sicuramente ne parliamo. Avevo anche in ballo un altro ordine, Yes Style, perché poi i punti che io ho accreditato. Tra l'altro, poi ho sistemato tutta la questione del prodotto sponsorizzato, Yes Style Influencer. Finalmente ho capito un po' come funziona, meno male. Ringrazio per questa bella possibilità nuovamente Yes Style. E tra l'altro il prodotto che vi ho fatto vedere con Rovectin è una essence veramente veramente buona, mi piace molto. E in realtà stavo facendo partire un altro ordine Yes Style perché con i punti e con uno sconto di 10 dollari, una roba di questo tipo, sostanzialmente avevo un carrello con quasi 30 euro di sconto. Avrei bisogno di queste cose? Assolutamente no, proprio perché sto utilizzando altre cose. Però poi i punti scadono a settembre, potrei temporeggiare un attimino. Insomma, ho questi pensierotti, nel senso che perché mi sono un po' fermata, anche perché adesso andando in farmacia, poi prossimamente faremo un po' di ferie, se Dio vuole, in agosto, vedremo, salvo, chi lo sa, non diciamo troppo voce alta, comunque un po' di vacanzina dovremo riuscire a farla. E magari in farmacia comunque potrei prendere anche qualcos'altro. Insomma, c'è un po' un rebelotta. Se farò questo ordine Yes Style e Niche Beauty Lab vendite segrete, ovviamente ne parleremo. Vado a fare queste commissioni perché ho finito il lavoro, ma c'è l'altra parte di lavoro. Non si finisce mai. Ciao. Esatto. In farmacia c'era una caterva di gente. Oh, best. Va bene. Nel mentre accendiamo la macchina, ragazze. Niente, sostanzialmente non ho fatto tutto quel che dovevo. Di per sé in farmacia non avevo, per così dire, urgenze. Scusate, ho acceso l'aria condizionata perché ho caldo. Ok, non avevo grosse urgenze, però una capatina per due cose avrei dovuto farla. Però almeno non sono caduta in tentazione di qualche offerta qua da lì. No, però qua da lì comunque prossimamente qualcosa vorrei provare. Ieri sono passata in farmacia per un'altra questione, non ho preso nulla, ma proprio per un'altra questione. C'era l'offerta del siero antimacchia, di cui parlano bene tantissime persone, con l'SPF in omaggio. Però il totale veniva 47 euro insomma, la confezione. Sinceramente non mi è sembrata una grande offerta, quindi diciamo che ho un attimino temporeggiato da questo punto di vista. Comunque nulla, volevo risalutarvi, aggiornarvi del fatto che ho fatto la metà di quello che dovevo fare, anche se, ripeto, non c'avevo proprio un obbligo effettivo dalla farmacia. Ho potuto temporeggiare, vista anche la fila che c'era, anche no. Vado da Unes e penso che vi farò vedere in questo vlog la spesa Unes. Sì. Nel mentre avete visto la beauty recensione di martedì, mi raccomando, andatela a vedere perché credo che questo vlog lo vedrete domani, che è giovedì. Però diciamo che devo avere il tempo di fare tutto quel che devo fare, assemblare il vlog, montarvelo e mettervelo. Quindi sì, presumo che domani mattina ci sarà online questo. Poi sul resto vediamo, perché devo anche avere il tempo di girare i Finiti Beauty, la seduta casalinga questo mese in collaborazione con Kate, The Wish Pozioni di Bellezza, e i 5 prodotti top del mese di luglio, col bene che non ti voglio. Cioè, fare, disfare, lavoro, casa, cose. Per non parlare del fatto, ragazze, che devo stirare una caterva di roba. Scusate, io dico caterva, una pigna di roba. Che tra l'altro lunedì, che è stata una giornata a dir poco wow. Ieri non parliamone, le congiunzioni astrali non mi hanno ancora dato modo di stirare. Per non parlare del fatto che, oltre a dover andare a fare la spesa, vi giro lo svuota la spesa, mi devo pure fare lo shampoo, ceretta compresa, e pure stirare. E domani mattina c'ho pure il BNI e mi devo alzare alle 6. Ma avete qualche, non lo so, magia da fare riguardo? Scrivetemelo nei commenti. Vado a fare la spesa, va? Ciao! Eccoci nella continuazione del vlog. Sono arrivata a casa, ho fatto spesa alla Unes, ho speso in totale 64,11 euro, tutti i ticket, quindi ho dato 11 centesimi, manco farlo apposta.
Allora, ho preso una Coca-Cola, una Pepsi Zero, perché già vi ho spiegato che costa meno. Non avevamo più nulla perché sono passate dalle ultime due bottiglie 3 settimane buone. Sì. Ho preso una bottiglia di Pepsi Zero perché qualità-prezzo ottima. La Coca-Cola Zero alla Unas costa, a mio avviso, un po' troppo. Ho preso il mio pane preferito della Unes, che piace molto anche ad Alessandro, pagnotta multicereali, 3,45 euro per più o meno mezzo chilo. Siamo a posto per 3-4 giorni. Io una fettina alla sera se ho voglia, ma di sera è difficile, anche alla mattina con un pochino di marmellata, benissimo. Poi Alessandro ha finito le banane, ho preso quelle della Unes, Chiquita, 2,23 euro per quasi 9 etti, ok. Poi ho ripreso, ragazze, le piadine integrali con olio extravergine di oliva senza schifezze dentro della Viaggiatore Goloso, buonissime, ve le consiglio, 1,99 euro. Poi 3,99 euro ho ripreso della Unes Confronta Risparmi il tonno all'olio d'oliva, insalatone, cose, questo periodo tonno come se piovesse. Poi ragazze, c'è l'offerta, se avete la Unes nelle vostre zone, degli yogurt Totalfahe ai gusti e scadono a settembre inoltrato. Ne ho voluto approfittare perché ho detto 89 centesimi è una buonissima offerta. Ho controllato i valori, ragazze, sono tutti buoni, nel senso che comunque per yogurt siamo intorno alle 90 calorie perché 100 grammi sono all'incirca 67. 170 grammi, siamo intorno, sì, forse un po' di più sui 110 più o meno, ed è un ottimo valore, con 8,3 grammi di proteine, grassi saturi zero, quindi direi che va benissimo. Ho approfittato appunto di questa offerta. Ho preso Totalfahe 0% di grassi alla banana, che non ho mai assaggiato, sono molto curiosa. Ne ho presi Kintsugi, due alla banana con scadenza a settembre inoltrato. Poi ne ho preso alla ciliegia 0% di grassi, yogurt greco sempre della stessa linea, questo qui. Poi l'ho preso, ragazze, ai mirtilli, 89 centesimi, mi è sembrata una buonissima offerta e chi mangia lo yogurt greco me lo potrà confermare. Per la mattina, che a voler guardare, ragazze, avrei potuto prenderne di più, che in questa fase ho un po' di difficoltà a mangiare la mattina, forse il caldo, e ne ho presi due al caffè, che questi li avevo già assaggiati, sono molto buoni. Poi, sempre dell'offerta 89 centesimi, l'ho preso al mango, lo assaggio volentierissimo. Poi, ragazze, 1,15 euro, 1,20 euro, ho ripreso questi qui buonissimi, però costicchiavano, ne ho preso uno e uno. Ai Pro 15%, 15 grammi di proteine della Danone, ragazze, sono buonissimi. Penso di averveli già fatti vedere. Ne ho presi due perché poi ho visto che c'era questa offerta e ovviamente è più conveniente. Poi, ragazze, a 99 centesimi per Alessandro, due di insomma salame piccante spagnolo che nelle spese Unes l'avete già visto. 1,90 euro, no, 2,09 euro, queste non erano in offerta perché l'altra volta le ho beccate in offerta, però per queste piadine veloci integrali eccetera io ce l'ho bisogno, mi trovavo lì, non è che sono andata all'MD a prendere gli altri. Arrosto di pollo alle erbe senza lattosio, senza glutine, per me a basso contenuto di grassi è buonissimo, poco più di 2 euro. Purtroppo sui salumi alla Unes cerco sempre le offerte, ma spesso in alcuni casi cerco di prendere ovviamente sempre la Unes, però quando non è in offerta siamo sui 2 euro, 2,19 euro. Poi ho preso anche una versione arrosto di tacchino classico, 120 grammi, o se ci faccio un toast o con la piadina, questo a basso contenuto di grassi va bene. 1,99 euro, 3 mozzarelle della Unes, Confronta Risparmia, le abbiamo già prese buone. Poi ho preso un'anguria baby, 2,48 euro, speriamo che sia buona, adesso la metto in frigo, ragazze. Poi ho preso una busta di insalata, con scadenza settimana prossima, così, visto che questo weekend saremo al Fenice, lattughino. 1,70 euro, la confezione grande. Poi per me
circa 3 euro dell'arte bianca, i biscotti senza niente, senza frumento, senza latte, senza uova e senza zuccheri aggiunti, che mi consigliò uno dei primi consigli della dietista. Presi all'Iper la versione proprio senza zucchero, che non ho trovato alla Unes. Però questi qui già li avevo assaggiati. Scusate, sono buoni con il caffè, insomma, 2 o 3 cose secche. Poi ragazze, per Alessandro, vediamo di non fare danni. 1,49 euro l'uno, questi li beve lui. Gli ho preso Santal gusto vellutato pesca e mani, ma manzo, stavo dicendo, mango. Santal arancia rossa, sempre 1,49 euro. Santal frutti rossi, spero che gli vadano bene. Poi per me un pacchetto di gallette di mais volante c'è sempre dentro, ho qualcosina ancora da finire, via Dottor Goloso, queste non danno problemi. Poi mi sono presa per me delle conserve della nonna, una marmellata buonissima, 2,49 euro, prugna di tipo Modena, confettura extra, 100% ingredienti italiani, ragazze, buonissima da sola, su una fetta biscottata, sul pane integrale, marmellata con un pochino di burro d'arachidi, che sono sempre le colazioni della dietista che vi parlo, della dieta, che vi parlo della notte dei tempi. Anche se, ripeto, nell'ultimo periodo questo caldo dà un po' alla testa, ma in tutti i sensi, ma questa marmellata, ragazze, buonissima, 100% prodotti italiani, top. Poi ragazze, 2 euro a qualcosa, mi sono presa le albicocche essiccate denocciolate. Sto finendo queste qui che presi da Inns, ho aperto la seconda confezione, infatti quando finiscono andrò da Inns a riprenderle, perché fino ad ora è la qualità prezzo migliore. Le prugne secche le sto finendo e nel mentre mi ispiravano queste qui, le ho prese. Ovviamente non è che mangio tutta la confezione, bene o male mi durano, tenete conto che sono più o meno a metà di questa e avevo preso 2 confezioni forse all'inizio di maggio, una roba di questo tipo. Sì, può essere. Queste adesso, queste qua, 2 o 3, magari anche dopo cena o alla mattina se non ho fame, però visto che comunque è importantissima la colazione, vengono sempre parecchio in soccorso o anche come snack, insomma, dipende un po'. Certo, magari adesso non la porto in ufficio, perché comunque anche adesso lavoro, staremo fino la prima settimana di agosto, poi c'è lo stop estivo, non voglio lasciare roba che magari poi mi dimentico, eccetera. Da settembre poi per i vari snack ci penseremo, in ogni modo, anche perché adesso comunque prima della chiusura siamo dai clienti, facciamo, disfiamo, è tutto un po' così. Quindi cerchiamo di almeno non dimenticarci roba che troviamo anche i moscerini. Poi ragazze, 1,99 euro a confezione. Sì, ho preso 2 piselli e tonno, 1, 2, questi qui della Confronta Risparmia. Piselli e tonno buono, buono in insalata e buono da solo, anche come salva cena, barra salva pranzo, in questa fase salva cena, ovviamente che siamo fuori nella giornata lavorativa. 2 grosse di tonno in più a questa che già vi ho fatto vedere, perché comunque non bastano mai, poco più di 2 euro a confezione. Rispetto a quello, sicuramente questo costa un po' di più, ma sono quelle da 160 grammi a confezione. Poi, come ultimo, ne ho prese 2 ragazze, Confronta Risparmia, fagioli e tonno. Anche questo salva cena o da solo in insalatona, eccetera. Buone, 1,99 euro. Gli altri hanno un po' dei prezzi. Quando per carità becco in offerta la Rio Mare, la prendo anche, ragazze, però obiettivamente, a prescindere dai buoni pasto, dai ticket restaurant, è decisamente più conveniente come marca la Unes. Ovvio che uno cercare di compensare il tutto. Nulla ragazze, questa è stata la spesa Unes, ovviamente sempre molto blanda in relazione anche a queste giornate calde, un po' fuori, un po' via per il weekend, non si vuole far andare male la roba, però comunque di qualcosa bisogna pur nutrirsi. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, tra sproloqui vari, discorsini, discorsetti e lo svuota la spesa. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere voi dove andate a fare la spesa, se come me
girate un pochettino, ma comunque avete i vostri gioielli di punta, anche se ritengo che quando aprono qualche nuovo supermercato è anche divertente andare a curiosare per vedere chi tiene cosa. Quindi questo. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!